Spoiler, è un film distribuito dalla Midnight. Strano, eh? Hola guapos, è il 31esimo giorno di ottobre. Ce l'abbiamo fatta. Non ci posso credere che sono riuscita a fare una cosa per 31 giorni di fila. Come l'anno scorso, oggi sono qui per consigliarti il film perfetto per stasera. Il film horror che ho visto quest'anno, che mi è piaciuto di più. Anche se effettivamente è un film un po' vecchietto, avrei dovuto vederlo prima. Me ne pento, mi cospargo il capo di cenere. Ti do un po' di indizi così. È un film di zombie, coreano, è ambientato in un treno, ok vabbè te lo dico, è Train to Busan, ed è fenomenale, è un incredibile film di zombie, di espiazione, di critica sociale, di amore, di un sacco di cose, parla di tutto benissimo, trama molto semplice, molto lineare, babbo divorziato sta portando la figlia dalla madre. Per farlo devono prendere il treno. Problema: apocalisse zombie. Una persona infetta entra nel treno. Tutto questo porta a il protagonista, che è un padre assente, molto più concentrato sul lavoro che sulla figlia, a dover combattere con le unghie e con i denti per salvarla, perché lui, nonostante non l'abbia dimostrato al meglio negli ultimi anni, è affezionato a lei, le vuole bene e la vuole salvare. Sto già piangendo? Certo che sì. Fa piangere questo film, ti giuro. E non solo per la storia sua, ma soprattutto per la storia loro. Io voglio un bene a questo personaggio. Non so se si vede, non si vede per niente, vero? Lui è il mio preferito, io gli voglio un bene infinito. L'unico modo per sopravvivere ad un apocalisse zombie, si sa, è creare alleanze. Ed è normale che nel momento in cui tu vai a formare un'alleanza, lo fai con qualcuno che ritieni più simile a te o più forte di te, in modo da farti proteggere. Tutto questo in Train to Busan viene sfruttato per parlare di disparità sociali. Il protagonista si allea con persone sue pari, persone in gamba, persone coraggiose, persone che hanno una famiglia e che ci tengono a far sopravvivere la propria famiglia. In particolare si allea con lui, che è in viaggio con sua moglie incinta. Tutto questo mentre in un vagone viene a formarsi una dittatura orwelliana con a capo un tizio che è il porco della fattoria degli animali. Se l'hai letto, capisci? Si sa che nel momento in cui il popolo ha paura, tende a seguire la voce più grossa. E solitamente la voce più grossa ti dice distruggi il debole. E tutto questo fa più paura degli zombie. Il punto è che gli zombie di Train to Busan sono fantastici. Sono zombie che corrono, ok? Alla 28 giorni dopo. L'infezione è immediata. Sono animaleschi. Ci sono due scene ributtanti in cui gli zombie si accalcano e si scavalcano e si pestano come i topi. Presente nelle scene ambientate nei tunnel, nelle fogne, in cui una valanga di pantegane si lancia contro i protagonisti. Ecco, uguale con gli zombie, però fantastici. I trucchi bellissimi. Minimali, perché comunque sono zombie da poco, non sono in stato di decomposizione avanzata. Per quanto io possa amare gli zombie di Greg Nicotero di Walking Dead, gli zombie di Train to Busan fanno molta più paura perché sono freschi. Cioè non vedi le ossa, non vedi la loro fragilità. Hanno i muscoli, questi zombie, sono veloci e sono ancora un po' umani. Da brivido, da brivido. Forse deformazione professionale, forse perché sono della vergine, ma io cerco sempre i difetti nelle cose e qui non ne ho trovato neanche uno. Quindi non posso fare altro che consigliartelo spassionatamente e augurarti un buonissimo Halloween. That's it, guapos. Alla prossima.